Eder. Mech. Pallister. È terminato l'interrogatorio di Valeria Bartolucci. Il suo avvocato ha detto che la sua assistita ha fornito la sua versione dei fatti. Ha raccontato la sua verità e quello che riteneva giusto a sua tutela. È stato un racconto molto sofferto, ha aggiunto. Al momento non risultano misure cautelari nei confronti di Valeria. Ecco, anche dall'audio, insomma, che avete fatto ascoltare, a nostro avviso vi è stata una sistematicità, persistenza e causalità del disegno criminoso, che è riconducibile naturalmente ad una stessa mano, anche per il linguaggio utilizzato, rendendo assolutamente univoca l'identità dell'autore. Noi abbiamo presentato delle prove abbastanza dirimenti che sono naturalmente all'attenzione del pubblico ministero procedente, tra cui alcune audio anche riferite naturalmente alle scritte. Io vorrei rimarcare il fatto che la violenza non è mai tollerata, quindi non deve passare un messaggio che Valeria, perché in Italia di donne e di uomini tradite ce ne sono tante, purtroppo, perché è usuale purtroppo tradire come in tutto il mondo. Quindi assolutamente non deve passare un messaggio che la violenza è giustificata perché no, viene da un tradimento. Possono essere dei comportamenti che è la punta dell'iceberg. Anche gli audio, le minacce di morte anche dinanzi a giornalisti. Non è che mi sono sentita minacciata, mi ha minacciato e non è stato l'ultimo incontro venuto, cioè, corpo a corpo, diciamo, ravvicinato. È stato un po' tutto quello che è successo negli ultimi 9 mesi. Ho saputo solamente ieri sera di parole sue che mi vuol fare l'incisione a V, come si fa, insomma, con i cadaveri, ma me la vuol far da viva, che vuole che non sia il karma a colpirmi, ma vogliono essere le sue mani. Cioè, direi che la ciliegina sulla torta è stato l'ultimo contatto, che ho detto: sono stata zitta per 8 mesi, adesso basta. Se sono stata zitta 8 mesi è perché gli ho dato tutte le ragioni. Poi dopo, quando si varca la soglia della vendetta, è una vendetta, cioè, le parole che ti ho detto mi sembrano un pochino pesanti, cioè voglio uccidere una persona, voglio che soffra, voglio sfregiarla, allora diciamo che siamo andati di là, al di là della persona ferita e delusa. Quindi adesso che l'hai querelata puoi stare tranquilla? Perché non temo più nulla, cioè, voglio dire, lei è sempre lì e non credo che sia diventata, cioè abbia altri pensieri nei miei confronti, penso che i suoi pensieri siano rimasti questi, non ho idea. Diciamo che la denuncia, la querela è a tutela in parte, ma come voi sapete tante persone avevano querelato, hanno denunciato e poi dopo sono state uccise, oppure, cioè, non è una novità, per cui non è che sono tranquilla. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.